Tranquillo, tranquillo. Ora ti tolgo la benda. Piano, piano, delicatamente. Molto, molto bene. D'accordo. Adesso apri gli occhi. Lentamente. Coraggio. Coraggio. Molto bene. Non ce la faccio a tenerli aperti per molto tempo. Non ci riesco. Vedi qualcosa? Non vedo proprio niente, porca puttana. Merda. Ok, ok. Vedi la luce? Come se stessi allo stadio Maracanã. Questo ti dice qualcosa? Stai giocando a fare l'oculista. Qui ci vuole uno specialista, Tokyo. Chiama il professore. Sì. Vedo le schegge di vetro. Bene, Stoccolma, prendi il kit numero 4, quello chirurgico, dai! Corri. Che cosa stai pensando di fare? Ti tolgo le schegge. Ah, sì? E come le vuoi togliere? Con delle pinzette. Io non lo toccherei neanche con un palo. Chiamiamo il professore, rilasciamo tre ostaggi e ci danno un cazzo di oculista. Denver, sta zitto e vattene! Ok, vado. Ascoltami, vado. Palermo. Ho la mano più ferma di un merdoso orologiaio svizzero e ti toglierò queste schegge. Tu sai perché si utilizza un laser per operare gli occhi? Sì. Per un piccolo dettaglio, la precisione. Ci vuole una precisione micrometrica per effettuare un intervento sugli occhi. E figurati un po', Denver! Qui la signorina Tokyo vuole usare la pinzetta con cui si depila il mato grosso che ha in mezzo alle gambe. Ma dai, per favore, è ridicolo! Prova a ripetere quello che hai detto. Ripetilo. Dai, Palermo. Sono sicuro che da sotto hai una ricoccolisetta. Adesso devi dire: non parlerò mai più della fica delle mie compagne. Non parlerò mai più della fica delle mie compagne. Non ho capito. Non parlerò più della tua fica, figlia di puttana. Così è perfetto, Palermo. Siamo ai tuoi ordini. Bene, dei miei occhi ci occuperemo dopo. Denver alla mia destra. Sì, che c'è, Palermo, che c'è? Dammi il braccio. Sarà il mio luogotenente, ok? Cioè il tuo cazzo di cane guida. Silenzio. Tokyo! Che c'è? Ci sono 14 tonnellate d'acciaio qui sotto. Nairobi è con Bogotà. Sì, è con lui. Andiamo!